Benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi suoneremo insieme il brano Tu sei qui, contenuto nell'ultima produzione musicale del Rinnovamento nello Spirito Santo, dal titolo Vive. Il brano è molto semplice, ci troviamo nella tonalità maggiore del Re, il tempo è 4 quarti. Il brano inizia con una introduzione che verrà arpeggiata, quindi prosegue con la prima strofa anch'essa arpeggiata, dopodiché abbiamo il ritornello dove andiamo ad inserire l'accompagnamento, quindi la seconda strofa, ancora una volta il ritornello, dopodiché abbiamo il ponte che verrà ripetuto due volte, la prima volta sarà arpeggiato, la seconda volta con l'accompagnamento, quindi il ritornello ripetuto due volte e conclude il brano con il finale. Passiamo all'introduzione, andiamo a vedere gli accordi, abbiamo il Re, quindi La sus quarta, La, Si minore e Sol. Questi quattro accordi si ripeteranno per tutto il brano. Nell'introduzione abbiamo il pianoforte che accompagna e quindi noi andiamo ad emulare il pianoforte con l'arpeggio. L'arpeggio è molto semplice, la prima corda noi non la suoniamo mai, il medio andrà a pizzicare la seconda corda, l'indice andrà a pizzicare la terza corda e il pollice andrà a pizzicare la corda basso dell'accordo, quindi in questo caso sul Re andremo a pizzicare la quarta corda. Lo schema è il seguente, quindi pizzicheremo contemporaneamente la corda basso ed il medio, quindi pollice e medio, ci troviamo sull'accordo maggiore del Re, vi ricordo che la prima corda non si suona, quindi sarà pollice e medio, indice, medio, indice, medio, indice, medio e indice. Allora adesso andiamo a suonarlo alla velocità del brano, quindi a 71 bpm, sempre sull'accordo maggiore del Re per 4 volte. 3 e 4, ancora. 3 e 4. Quindi adesso dobbiamo andare a applicare lo schema dell'arpeggio sugli altri accordi. Allora, all'inizio abbiamo il Re, dopodiché poi abbiamo il La sus quarta e il La. Io in questo caso il La sus quarta rimango sempre sulla posizione del Re, abbiamo detto che la prima corda non si suona, e con il basso, con il pollice andrò a pizzicare la corda basso del La, quindi in questo caso la quinta corda, e farò questo tipo di arpeggio. La sus quarta, La. Quindi praticamente da questa posizione passa a quest'altra posizione. Quindi La sus quarta, La. Poi abbiamo il Si minore. Il Si minore, sempre per semplificare l'accordo, lo faccio su questa posizione. Quindi la prima corda abbiamo detto che non si suona. Sulla seconda corda l'anulare andrà a premere il terzo tasto. Sulla terza corda il medio andrà a premere il secondo tasto. E l'indice sulla quinta corda andrà a premere il secondo tasto. Quindi andiamo ad applicare adesso lo schema. Dopodiché poi abbiamo il Sol, quindi prima corda non si suona, l'anulare andrà a premere sulla seconda corda il terzo tasto, andiamo ad inserire l'indice sulla terza corda secondo tasto e faremo questo arpeggio qua. Praticamente faremo un piccolo barré nell'ultima nota per andare a premere sul secondo tasto la seconda corda, quindi sarà questo Sol. Allora, adesso andiamo ad applicare lo schema dell'arpeggio sui quattro accordi dell'introduzione. 3, 4, Re, La sus quarta, La, Si minore, Sol, e qui ci fermiamo un'altra volta, Re, La sus quarta, La, Si minore,
Sol. Andiamo adesso ad ascoltare l'introduzione con il brano. Andiamo ad applicare adesso l'arpeggio sugli accordi della strofa. Sarà come l'introduzione, soltanto che sull'accordo del Sol non andiamo a fare la modifica che abbiamo visto prima nell'introduzione, quindi questo accordo qua, ma rimaniamo sempre sul Sol. Andiamo adesso a applicare l'arpeggio nel metronomo. 3, 4, re. La sus quarta, la, si minore, sol, ci fermiamo ancora re, la sus quarta, la, si minore, sol. Quindi l'ultimo accordo andremo a pizzicare contemporaneamente pollice, indice e medio. Quindi la corda del basso, in questo caso la sesta corda con il Sole, la terza corda e la seconda corda. Andiamo adesso ad ascoltare la prima strofa con il brano. Tu ci chiedi chi sei per noi? Se ti riconosciamo, se crediamo in te, mendicante d'amore, tu speri in noi. Sei tu che ancora sempre chiedi il nostro sì, tu sei qui. Siamo giunti sul ritornello ed andiamo a vedere lo schema dell'accompagnamento. Lo schema è giù, giù, su, giù, giù, su, giù, su, giù, su. Allora, adesso andiamolo ad eseguire alla velocità del brano, quindi a 71 bpm, sull'accordo maggiore del re per 4 volte. 3, 4, 2. Adesso andiamo a applicare l'accompagnamento sugli accordi del ritornello. 3, 4, re, la, si minore, sol, re. Sull'ultimo Sol andiamo ad effettuare una variazione all'accompagnamento, ve lo faccio rivedere. 3, 4. Quindi lentamente sarà così, giù, giù, su, giù, su, giù. Andiamo adesso a vedere il ritornello, con il brano. Tu sei qui, mio Signore. Siamo giunti sulla seconda strofa che verrà suonata con l'accompagnamento spiegato già in precedenza sul ritornello. Quindi andiamo adesso ad ascoltare la seconda strofa con il brano. Quindi poi abbiamo il ritornello e seguirà il ponte. Il ponte verrà ripetuto per 2 volte.
La prima volta sarà arpeggiato, la seconda volta andremo ad inserire l'accompagnamento. Andiamo quindi a vedere il ponte con il brano. Tu sei futuro, la libertà, tu sei il nostro cammino, luce che splenderà, tu sei il presente, la verità, e nel tuo nome ogni creatura Siamo giunti sul finale e gli accordi verranno eseguiti semplicemente con una pennata in giù. Quindi adesso andiamo ad ascoltare il finale con il brano. Il tutorial è finito qui, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo lunedì prossimo alle 14:30, sempre sui canali del Rinnovamento nello Spirito Santo su Facebook e su YouTube. Ciao!